Salve ragazzi, allora scusate il casino, ma sono a un acqua fa, sono all'acqua Farno, quindi è un acqua park. Allora ragazzi, parlando della del parlando insomma degli ultimi movimenti di mercato, allora le mie conclusioni, visto che ormai forse uscirà un altro video se ci saranno ancora colpi, mercato Milan da 7. Tu dici wow, 7, quasi tutti hanno detto 8, no, da 7, perché tu hai comprato Morata, che è eccellente, Pavlovic, che è ottimo, Fofana, il top dei top, quelli che rosicano perché Koné è andato alla Roma, piantate, la Fofana è almeno due volte più forte di lui, lasciamo alla Roma Koné che gli serviva e pigliamo Fofana, cioè abbiamo Fofana, è meglio lui, no? Allora, Fofana è nostro, punto finito. Parlando invece di altri giocatori, allora, scusate il... mi levo un attimo da qua sotto che c'è troppo casino. Allora, dicevamo, Fofana è nostro. Poi abbiamo detto, gli ultimi colpi, allora, Fofana, Morata, Pavlovic, chi altro c'è? Ah sì, sì, abbiamo presi comunque non tantissimi, però li abbiamo pigliati. Allora, poi, mo all'ultimo momento abbiamo comprato Tammy Abraham, abbiamo dato via Selemakers. E allora ragazzi, ve la posso dire una cosa, abbiamo fatto bene. Lo so, tutti dicono, ma come Selemakers, un jolly? Sì, ma abbiamo Musà che può fare all'esterno un attacco e l'ha fatto bene. Guardate che il gol, che l'assist che ha fatto a Okaforp, il 2-2, l'ha fatto da esterno, non da centrale. Ecco il problema, Musà non è un centrale, ahi noi, è un esterno d'attacco. Ma comunque tra Chukwueze, Musà e Chukwueze Selemakers, tu dici c'è una differenza? Forse, ma Musà può migliorare, ma che vada così Pulisic, capito? Abraham purtroppo ci serve, perché quando è in forma, quel ragazzo è veramente bravo quando è in forma. E comunque ragazzi, Tammy voleva il Milan, quindi si impegnerà al massimo, credetemi. Ora, il tutto dobbiamo unire il gruppo rossonero, deve essere unito per poter essere un Milan vincente, deve essere unito. E per essere unito devi combattere le ostilità. Quindi, come squadra Fonseca, devi unirli questi campioni, altrimenti non avrai nulla, devi unirli. Abraham deve essere unito con tutti, amalgamato. Ci vorrà tempo? Ci vorrà tempo, ma muoviti nel frattempo. Allora, per quanto riguarda invece, dicevamo, il gruppo è un video comunque fine calcio mercato, quindi insomma... Bene, allora, l'ho detto, allora, i nuovi acquisti, Morata, Pavlovic, Fofana, scusate, Emerson Royal 5,5, perché per me non era da pigliare, però tra Emerson Royal, sincero, io avrei preferito Thiago Santos, sarei preferito, lo dico, però tra Emerson Royal e Calabria, sincero ragazzi, Emerson Royal è molto meglio. Poi, diciamo, Pavlovic, detto su Fofana, ok, e adesso l'ultimo Abraham. È un mercato da tutto rispetto. Allora perché ho dato solo 7? Perché non voglio pomparmi troppo. L'anno scorso ho dato 9 al mercato e guardate cosa è successo. Meglio 7, meglio volare basso. Comunque, tornando a... Ma poi perché non è il mercato dell'anno scorso? Lo sarebbe stato se avessi pigliato pure Manu Koné, che però è della Roma adesso, e Adrien Rabiot, che però secondo me non verrà da noi. Poi ripeto ragazzi, ma vorrei fare, a proposito di Rabiot, volevo farvi una piccola confessione. Ma che cosa avete? Una piccola, diciamo, mia confessione personale. Bennacer a me piace, se resta con noi, perché mo ho sentito che è tornato ad allenarsi a Milanello. A me piace Bennacer, non capisco che cazzo ci avete contro di lui. Cioè Bennacer non è un brutto giocatore, anzi, l'anno dello scudetto, ve lo ricordate? È stato determinante a Cagliari, e non solo lui, non mi attacco solo alle partite, mi attacco a tutta la sua carriera. Ismael, prima dell'infortunio, era incredibile. Ora, è un po' ridotto, ma dopo un infortunio così, uno ci vuole del tempo. Poi è tornato in campo da soli, da pochi mesi, è tornato in campo da 7 mesi, non da un anno. Cioè, diamogli tempo. Tra l'altro lui e Jovic, allora, Luca, io ti voglio bene e tutto, ma... fai come vuoi, però dai la 9 ad Abraham, puoi anche restare per me, però ripigliati la 15 e dai la 9 ad Abraham, ok? Tu non sei il 9 del Milan, sarà Tammy il numero 9, quindi per favore fai così. Comunque se ci fate caso, il Milan è diventato il nuovo Chelsea, è diventato, cioè abbiamo Tomori, come si chiama? Abbiamo Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek, adesso pure Abraham. Stiamo diventando la nostra succursale, che è il Chelsea, sappiamo tutti che è la succursale del Milan. Milan, amico mio, vieni a comprare da me. Scusa Chelsea, quest'anno non ci siamo riusciti. Avrei voluto Carney, Chukwuemeka, avrei voluto sinceramente, però ora al 30 agosto è un po' tardi, anche perché Chukwuemeka è africano, quindi
è africano, quindi non possiamo purtroppo prendere lui. Però, tornando a noi, la squadra è migliorata, il Milan è migliorato? Sì, è migliorato il Milan, è migliorato, dai, non si può negare. Ora, pensiamo al resto, perché ora come ora le differenze con l'Inter ci sono ancora, ma siamo comunque... cioè è poca. Allora hanno preso Taremi, Lautaro Martinez e Thuram come attacco in Arnautovic. Noi abbiamo 6 attaccanti, ma abbiamo qualcuno in più di loro. Ma mettiamone 4 anche noi, va. Leao, Morata, adesso Abraham e Chukwueze. O togli Abraham e metti Pulisic. Cioè, ragazzi, Okafor. Il Milan ha tanti attaccanti. Insomma, il Milan rispetto all'Inter, secondo me in attacco è anche più forte. Anche però il fatto è che dobbiamo cercare di fare molti più gol. Poi che ci sta? Il centrocampo dell'Inter. Facciamo un confronto con l'Inter, perché con la Juve è fortissima. Quest'anno regina del mercato, la Juve e il Napoli, regine del mercato. Però non me la sento ancora di confrontarle, perché non le conosco ancora, diciamo. La Roma, vabbè, amica mia, quindi non voglio dire altro. Con l'Inter ci confrontiamo. Allora, è la più forte in Italia. Vabbè, però solo loro conosco. Allora, perché non sono cambiati di una virgola, a parte Zielinski e Taremi. Comunque, allora, dicevamo, allora, il centrocampo dell'Inter, l'attacco abbiamo detto. Il centrocampo loro: Mkhitaryan, Frattesi, Çalhanoğlu, Barella e Zielinski. Bel centrocampo a 5. Vediamo le 5 di centrocampisti, va. Di Marco per metterzino, però vabbè. Allora, 5 centrocampisti. Allora, quindi diciamo Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Çalhanoğlu e Zielinski. Mkhitaryan contro a volte Pulisic, che fa da trequartista o da cosa, e anche se è più attacco, io direi entrambi. Forse Pulisic di più perché è più giovane, però entrambi. Zielinski contro Fofana. Per me Fofana è migliore, perché è un tutto centrocampista, è un po' più giovane ed è anche più, insomma, recupera palle, l'ho visto, poi mi piace. Diciamo che Zielinski è forte, ma io metto Fofana di poco. Reinders contro Frattesi, Reinders. Barella contro Benacer, un tempo Benacer, ora Barella. Çalhanoğlu contro Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, ma anche lui per Irigo. Cioè, insomma, entrambi alla fine, dai, entrambi. Poi, dicevamo, ce n'è ancora uno, mi sembra. Zielinski, ho detto, vabbè, comunque Zielinski, ad esempio, Musa è più, cioè, più Zielinski è più forte di Musa, è più forte di, secondo me, di chi altro abbiamo al centrocampo? Di Loftus-Cheek. Però Loftus-Cheek è più forte di Çalhanoğlu, cioè ci siamo un po', c'è confronto tra i due. Poi allora, esterni difesa, e qua l'Inter è più forte di noi, perché non voglio manco dirli, perché abbiamo solo Theo Hernandez, Tomori, Pavlovic, e ad essere buoni io direi Jimenez, che può competere con l'Inter. Per il resto non c'è paragone, loro hanno molti di più e sono molto più forti dei nostri in difesa. In porta il Milan è migliore. Beh, cioè, in realtà tra i due c'è confronto, è che purtroppo l'allenatore deve fare la differenza. Fonseca deve fare la differenza contro l'Inter, non di certo a parole, a fatti deve fare la differenza. Comunque, chi vivrà vedrà. Allora, ho detto la mia opinione sul calciomercato. Scusatemi il singhiozzo, ma ho appena finito di mangiare, quindi. E va bene. Per il resto non ho altre cose da dire. Vedi, il campo parlerà. Forza Milan, e vada via al Q l'Inter. Ciao ciao ragazzi.